l'ictus ha un impatto sulla popolazione significativo, sappiamo che è la seconda causa di morte dopo i tumori ed è la prima causa di invalidità nei paesi occidentali. Noi abbiamo 350 casi l'anno di ictus, di cui l'80% sono ischemici. Ed è molto importante fare presto, quindi il raccordo con la centrale 118 che ci prenotifica i dati prima è stata la chiave di volta che ci ha fatto raggiungere dei risultati a livello europeo. Nella presa in carico di un paziente colpito da ictus il tempo è tutto. Per questo risulta di particolare prestigio il premio internazionale dato alla centrale operativa 118 Empoli Pistoia ed anche all'ospedale San Jacopo, che hanno ottenuto la massima valutazione dell'ente di certificazione mondiale ENGELS proprio per il percorso ictus, dalla chiamata al ricovero in ospedale. Il riconoscimento immediato, il soccorso immediato, la notifica immediata in ospedale dove vengono attivate tutte le procedure per fare gli interventi necessari, la diagnostica ma anche poi la trombolisi in modo da cercare di risolvere il problema. Si sta parlando di numeri importanti da un punto di vista della casistica con riflessi enormi sia sulla mortalità ma soprattutto sulla disabilità e quindi questi riconoscimenti sono particolarmente importanti non tanto per la centrale. Sicuramente, e io qui voglio ringraziare tutti gli operatori veramente che come al solito lavorano in modo esemplare, ma soprattutto è importante per i pazienti. La centrale operativa del 118 Empoli Pistoia ha monitorato su trimestri di osservazione differenti le performance sui pazienti con ictus e si è aggiudicato un riconoscimento di prestigio internazionale per la qualità data ai pazienti in primissima battuta. Noi riusciamo a fare in una media di 35 minuti una trombolisi venosa, che è un intervento di ostruzione delle arterie cerebrali. È molto importante però anche per il cittadino conoscere i suoi propri sintomi, perché ancora il problema è che a volte i pazienti arrivano in ritardo perché non c'è conoscenza della malattia. Quindi il grosso lavoro che dobbiamo fare è anche sul territorio, sui cittadini, di informazione.